YouTuber League o GOT League? Tu cosa preferisci? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao, benvenuti e bentornati su Canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo, dalla miniatura e dall'intro, oggi parleremo delle due mega competizioni esistenti oggi sul web. Ragazzi, come sapete, si è da poco conclusa la Winter Qualifier della GOT League, questa nuova competizione ideata dai Pancho e da Omiatol, un'edizione vinta dai Redlock del Masseo, che si porta la seconda coppa a casa dopo aver battuto l'Atletico al Bar in finale. Io l'ho seguita, vi dico la verità, tutti e tre i giorni. Ho fatto anche i complimenti pubblicamente al Pancho e a Omiatol per aver messo su una competizione, un evento veramente molto molto bello. Mi ha preso proprio in prima persona e l'ho seguito su Twitter. Ma non è questo il punto del video. Se ne parla tanto di YouTuber League, di GOT League. È appena partita anche la YouTuber League con Lazio-Juventus, con la Juventus che ha battuto per 9-3 la squadra biancoceleste. Quindi siamo in tema totale. GOT League o YouTuber League? La community del calcio sul web, quale delle due competizioni preferisce? Ma soprattutto, i creator impegnati in entrambi gli eventi, quale preferiscono giocare? Prima di conoscere queste risposte, andiamo un po' ad analizzare quali sono i vari punti comuni e quali invece i punti di differenza tra le due competizioni. Come sapete, la YouTuber League ha la sua seconda edizione, quest'anno ha cambiato anche un qualcosa di importante all'interno del format. Ci saranno i soliti due gironi, ma non saranno divisi in squadre nord e sud. Sono stati fatti alcuni sorteggi da Federico Marconi e i gironi quest'anno sono composti da Milan, Roma, Napoli, mentre il secondo Juve, Inter e Lazio. Questa è la prima grande differenza tra le due competizioni, perché la GOT League ha due gironi che contano 5 squadre ognuno. Altra sostanziale differenza è che la GOT League si è giocata interamente in live su Twitch, commentata da Ematoshi e il Pancho. Ovviamente tutte le partite integrali le possiamo trovare anche sui vari canali dedicati YouTube, rispetto invece alla YouTuber League, dove non si è mai giocata una sola partita in live, sono soltanto contenuti che troviamo sul canale di Federico Marco. Altra grande differenza tra le due competizioni è che la YouTuber League, così come ci suggerisce il nome dell'evento, è composta da squadre di soli YouTuber o comunque influencer, content creator, tifosi della squadra in cui giocano, mentre nella GOT League ci sono squadre composte da creator, VIP, influencer, giocatori presi dai draft, quindi alcuni ragazzi che non creano contenuti sul web ma che comunque hanno effettuato dei provini a Milano su alcuni campi designati. In più nella GOT League c'è la figura del presidente, il quale spesso e volentieri è chiamato in causa. Perché? Perché esiste una ruota nella GOT League e qui veniamo forse alla differenza più grande che c'è tra i due eventi. La YouTuber League è molto molto più vicino al calcio giocato della Serie A, quindi al calcio che siamo abituati a vedere tutti quanti noi ogni fine settimana, mentre la GOT League è molto molto più intrattenimento, tant'è vero che esiste anche una ruota. La ruota è chiamata in causa ogni fine tempo, infatti ci saranno 3 minuti di recupero dopo il primo tempo, 3 minuti di recupero dopo il secondo tempo e tutti e 6 i minuti saranno decisi dalla ruota, quindi la modalità con la quale si gioca in quei 6 minuti di recupero saranno appunto scelti dalla ruota. C'è stato Omiatol quest'anno che ha girato la ruota a bordo campo e tra le varie opzioni c'era il 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4 e così via. In più ogni squadra ha anche la possibilità di giocarsi delle carte, carte che le squadre si scambiano all'inizio della partita, un po' così a scatola chiusa. Quindi proprio durante ogni partita l'allenatore di ogni squadra può decidere quale carta giocarsi tra rigori presidenziali, chiamate al VAR nel caso in cui l'arbitro di campo non riesca bene a vedere qualche situazione in campo, quindi viene richiamato al monitor per cambiare o confermare la propria idea. E come vi dicevo prima, esiste anche il rigore presidenziale, quindi il presidente di ogni squadra andrà a tirare questo rigore, che poi non è un rigore come tutti quanti conosciamo, ma è lo shootout, quindi si parte da centrocampo col pallone, si arriva sotto la porta e si deve cercare di fare gol. Non può andare indietro neppure di un centimetro il pallone, sennò si fischia fallo e lo shootout è stato annullato. Quindi come vedete raga, ci sono veramente molte differenze tra i due format. Io sarei curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatemi sapere voi quale delle due preferite. Attenzione però, perché a breve partirà anche il campionato della GOT League. Per ora abbiamo visto soltanto 3 giorni di torneo, un po' come se fosse un test. Ed è un test che devo dire è andato molto molto bene, perché ogni giorno si contavano dai 25 ai 30, 35 mila spettatori con picchi di 40 mila nella giornata finale. Detto questo,
raga, vi dico un po' la mia. Io ho giocato e chissà, giocherò la prossima edizione della YouTuber League, una competizione veramente molto molto bella che ha fatto creare un bellissimo gruppo qui al Napoli e non solo. Quindi YouTuber League mi sono trovato molto molto bene. C'è qualcuno che, avendo visto che io ho seguito la GOT League, mi ha chiesto perché non ne fai parte. Ragazzi, vi dico una cosa, il livello della GOT League è veramente molto molto alto, è veramente elevato. Ci sono stati quest'anno ex calciatori di Serie A come Moscardelli, Jedan, Fabiano Santa Croce, per non parlare di tanti ragazzi scelti ai draft veramente molto molto forti. Io adesso sono curioso di sapere i vari creator che hanno giocato sia la YouTuber League che l'ultima edizione della Winter Qualifier della GOT League, quale preferiscono. Scopriamolo. Ciao Giovanni, allora ti racconto in breve una mia esperienza alla YouTuber League e in breve una mia esperienza alla GOT League. Allora, la YouTuber League, ovviamente la cosa più bella che è accaduta è stata la finale a Scampia davanti a penso 3.000-4.000 persone che facevano il tifo per noi. Quella cosa veramente è una cosa inspiegabile a parole, quindi è una cosa che bisogna viverla per capire l'emozione che ti dà. Mentre per quanto riguarda la GOT League, ti parlo proprio dell'ultima GOT League che c'è stata, la Winter Edition, dove ho segnato in finale, abbiamo perso in finale ai rigori ed è stata un'amarezza, diciamo, che ricorderò per sempre. Quale preferisco tra le due? Non so, forse la GOT League, semplicemente perché è un livello un po' più alto della YouTuber League. Questo perché oltre ad esserci gli influencer, c'è anche gente normale scelta da draft, scelte presidenziali e tutto il resto appresso. Mi piace più l'idea della GOT League perché è un'idea pazzesca, però che sia chiaro, anche la YouTuber League è un campionato pazzesco e ti fa girare l'Italia. Quindi ringrazio sia chi ha creato la GOT League per avermi fatto partecipare che Federico, che ha creato qualcosa di assurdo. Ciao Gio. Allora, tra GOT League e YouTuber League ti dico che preferisco una e l'altra per due aspetti. Ovvero, la GOT League la preferisco da un punto di vista del livello del gioco che si alza, quindi da un punto di vista proprio qualitativo il livello è più alto nella GOT League, quindi uno è anche più stimolato, motivato, quindi da quel punto di vista mi fa godere la GOT League. Ma la YouTuber League ti dà un'emozione, cioè dal punto di vista emotivo proprio, col fatto che ci stanno i ragazzi a vedere le partite, mo che sia in casa o fuori casa, così come lo stesso per la Summer Cup, ti emoziona ancora di più, soprattutto perché in quel caso tu stai rappresentando i colori del Napoli, quindi sulla bilancia pesa di più il livello emotivo, quindi direi un 60 YouTuber League, 40 GOT League. Ciao ragazzi, ciao Super Allan e Vaiu. Ciao. Allora, scusate un po', mi sono appena svegliato, quindi scusate, insomma, come stong. Però vi rispondo alla domanda GOT League o YouTuber League. Allora, vi parlo prima della mia esperienza in GOT League, un'esperienza incredibile. Vaiu, c'erano oltre 100 influencer, un'organizzazione incredibile. Per quanto riguarda invece il giocato proprio di calcio, voglio parlarvi, il livello è veramente altissimo, altissimo. Infatti ho giocato pochissimo perché sapete il livello di Fusco e quindi sì, bello da vedere, però per me, insomma, visto che non ho giocato, non è che abbia provato tutte queste emozioni, anche se qualche gollettino mi è scappato, eh. Invece per quanto riguarda la YouTuber League, innanzitutto sono due competizioni completamente diverse, perché in una sono il presidente, nella YouTuber League sono proprio il capitano della squadra, rappresento il Napoli, ci sono i miei amici di una vita e quindi a livello proprio passionale preferisco la YouTuber League. Comunque lo sapete, mi è entrata nel cuore con Federico Marconi che ha creato questi eventi già dalla YouTuber Summer Cup. Ovviamente nel cuore c'è più YouTuber League quando hai la maglia del Napoli addosso. È vero che qui ci sono i colori azzurri, però quando hai la maglia del Napoli addosso ha tutto un altro sapore. L'evento a Scampia, altri eventi fatti a Napoli, le trasferte fatte con appunto gli amici di una vita del Napoli YouTube. Dall'altra parte c'è la GOT League, che è un altro progetto veramente assurdo. Ho incontrato anche degli ex calciatori, quindi vi posso far capire l'emozione, come ad esempio di aver incontrato Santa Croce, Moscardelli, Cedati, Di Bocchi e tanti altri. Le emozioni sono diverse, quindi onestamente non vi so dire quale preferisco nello specifico. Magari solo il tempo mi potrà dire quale delle due competizioni mi darà più emozioni. Per ora, a mani basse, devo dire per ora YouTuber League, però essendo il presidente, chissà, emozioni incredibili come Aurelio De Laurentiis. E quindi voglio, sono questi alcuni dei pareri di alcuni creator che hanno giocato entrambe le competizioni. Purtroppo per tempo non sono riuscito a portarvi anche le clip di Andrea Fratino degli Atletico Albar e di Fabio Di Mauro dei Blancos, ma più o meno mi pare di aver capito che i pensieri sono molto comuni. Fatemi sapere adesso il vostro pensiero qui sotto nei commenti, vi leggo tutti e noi ci vediamo in un prossimo video. E voglio, ciao.